Ciao ragazzi, ben ritrovati da Andrea Link e bentornati su Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution Yu-Gi-Oh! GX. Continuiamo il nuovo arco narrativo. Credo però che il nuovo arco narrativo cominci dopo questo duello, ma vediamo un nuovo tipo di eroe. Non appena l'estate finì, Jaden iniziò il secondo anno dell'Accademia del Duellante con grandi cambiamenti. Cancelliere Shepard dovette assentarsi dalla scuola per ragioni sconosciute, quindi Dottor Crowder lo sostituì. Il primo compito del dottor Crowder fu di attendere l'arrivo di uno studente famoso. Il dottor Crowder andò ad aspettare Aster al porto, ma non si presentò. Quindi, dopo aver segretamente condotto alcuni incarichi sull'isola, Aster tornò in città per continuare a duellare professionalmente. Cosa? Vabbè, non si sa. Comunque, duellò contro una nuova star del circuito professionale, Zane Truesdale. Però prima del duello si incontrò col suo agente Sartorius Kumar. Vorrei che tu spendessi meno tempo con i tuoi giochi giovanili e più tempo a prepararti per i tuoi duelli. Dovrei affrontare la più grande sfida della tua vita. Sciocchezze, sai che vincerò. Sì, le carte predicono la vittoria, tuttavia Zane è solamente una tappa verso il tuo vero destino. E qual è questo destino? Lo scoprirai quando arriverà il momento. Dopo il tuo incontro tornerai all'Accademia del Duellante e sfiderai Jaden Yuki in duello. Ah, quindi vinse e arrivò ad affrontare me. Cioè, noi siamo Jaden. Ah no, noi siamo Aster in questo momento. Jaden è solo una sfida. Ah, quindi sì, effettivamente inizia ora il nuovo arco narrativo. Bene, 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 bene. E siamo al terzo tentativo. Riproviamo col deck del tipo qui, di Aster Phoenix, che fa molto schifo. Non funziona neanche se paghi tanto oro quanto pesa. Boh, abbiamo cominciato bene con Carità Graziosa, con Sparkman, Forza Riflessa, Terra Avvocata, Sfortuna di Scudo e Evion Eroe Elementale. Vediamo come va. Speriamo che vada un pochino meglio, si prende un bel po' di danni. Evoca Evion. No, ma dai. Ma non ci credo, ma come fa? Come fa? Ma questa è fortuna! E lo attivo ora, non me ne frega niente. Voglio campo libero, voglio. Voglio che il campo sia sgombero. E dai, su. Vabbè, però anche le carte che prendo, non è che. Insomma, il duello è un po' quello che è. Se riesco a finire. Oh sì, oh sì, oh sì. Ok, mi prendo un po' di danni, ma ehi. Ehi. Ok, così è obbligato ad attaccarmi per forza Sparkman se vuole attaccarmi e non Evion. Ottimo. Oh, yes! 1400 punti rimanenti. Ce la posso fare al terzo tentativo. Le altre due prove hanno fatto schifo. Non ho combinato nulla, ha fatto solo lui. Me la voglio proprio giocare safe. Vediamo un po'. Sì. Abbiamo vinto, meno male. Stavolta è andata bene. Le tue abilità duellanti non sono male. Tuttavia c'è qualcosa che io ho e che tu non avrai mai. Uno scopo. Un motivo per duellare oltre che a divertirsi. E quale altro motivo potrebbe esserci? Portare la giustizia nel mondo. Vedi, mio padre era un duellante. Lavorava come progettista di carte per il signor Pegasus. Utilizzò le sue energie in ogni progetto che creò. E poi cos'è successo? Un teppista lo rapì. Fece irruzione in casa nostra e poi se ne andò. Sì, mio padre ha creato gli eroi del destino. Mi insegnò che la giustizia avrebbe sempre prevalso. Ma si sbagliava. La giustizia è una bugia. Mio padre ancora non l'hanno trovato. Un giorno troverò la feccia che ha rapito mio padre e gliela farò pagare. Saprò chi è appena lo vedo perché lui possiede una carta rara. La stessa che ha rubato da mio padre. Wow. L'invito di Shepard. Attenzione, Cyrus dice che suo fratello non è più lui. Sembra molto più feroce ultimamente, da quando è diventato popolare. Al termine del duello, Zane ha ricevuto una lettera con questo messaggio. Truesdale, ci vediamo in cima al mondo. Dopo aver scalato una vetta altissima, Zane raggiunge un dojo isolato. C'era un volto familiare ad attenderlo. Il cancelliere Shepard. Sai benissimo perché ti ha fatto venire qui, Truesdale. Diamo il via alle danze. Voi giovani usate ancora questa espressione, giusto?
quindi dovremmo sfidare Truesdale. È stato lui a regalare il Cyber Drago a Zane. Ok. Tu sei solo e unico erede di un'antica dote nota come eredità Cyber. Era fiero che fosse lui l'erede Cyber, ma fino a questo momento, eh? Perché effettivamente sì, forse si sta vantando un po' troppo. Un tempo esisteva una serie di carte note come deck del mondo oscuro, ma vennero nascoste in un luogo sicuro. E per una buona ragione, il potere che contengono è pericoloso. Mi risparmi le sue favole, voglio quelle carte. Jamboy! Allora, sconfiggiamoci a duello e se vinco mi prendo le carte. Bravo, Zane. Perché qualsiasi cosa abbia oscuro nel nome, stai pur certo che è tranquilla. Cyber Orco 2. Con quella carta lì, wow. Già ha fatto tutto. Scartato, ha messo coperto, vai. Cyber Dragos, vai. Ma evochiamo un po' Cyber Drago Dry, che porca miseria, mica male. Tutti i mostri diventano di livello 5 grazie al suo effetto, mi piace. Direi di attaccare, proviamoci. Tranquillo, ma perfetto. Oh, buco nero. Potrei attivare, sì, l'effetto di Cyber impianto di riparazione. Prendiamo un mostro luce dal deck alla mano e prendiamo prendiamo Cyber Drago Svai. Quindi direi che possiamo attaccare tranquillamente. Piripim, perfetto. Voglio vedere ora come me lo distrugge, avanti. Sì, quando attacco io lui prende un bonus di 300 punti, ma niente. Evochiamo Cyber Drago Dry. Ma sì, attiviamo l'effetto, dai, tanto non è un grave. Boh, ragazzi, questo qui non ha niente in campo. Cioè, perché? Non è un problema, dico solo che, boh, Zane ora acquisirà il potere oscuro. Perché Zane lo controllo io. Quindi deve andare così effettivamente. Evoco Cyber Drago tramite evocazione per tributo. Voglio attaccare il mostro che ha coperto. Non mi fido. Potrebbe essere un mostro che ha una difesa un po' più alta. 1008 infatti, vedi. Me l'aspettavo. Però ho vinto. In maniera molto semplice. Guarda un po'. Il deck del mondo oscuro. Truesdale, aspetta, prendi questa carta. È una medaglia, non è una carta. Ho letto carta o c'era scritto medaglia? Cioè, c'era scritto medaglia e ho letto carta oppure... non lo so. Ad ogni modo pare che Shepard abbia visitato le scuole e leghe di due lanti ai quattro angoli del mondo perché sta organizzando il torneo definitivo. E a questa che mi serve? È il tuo biglietto d'ingresso! Ti conviene partecipare. Dammi retta, è un'occasione unica. Non mi arrendo. Se non riuscirò a farti tornare in te, forse ci riusciranno i tuoi amici. Accecato dalla luce, facciamo anche questo duello. Dopo che Aster sconfisse Jaden, Sartorius si recò all'Accademia del Duellante per valutare gli studenti della scuola e incontrò Chas Priston. Io sono noto come Sartorius, ho viaggiato una grande distanza per incontrarmi con te. Ah sì, e perché vuoi conoscermi? Potrei usare uno come te. Perché non mi mostri quello che sai fare? Io gestisco i duellanti professionisti. Hai mai sentito parlare di Aster Phoenix? Sei il suo manager? Esatto. Eccolo qua che fa il discorso. Ci vuole fare un bel regalo. Ragazzi, è bello avere Shepard indietro. Ragazzi, vi presento il torneo GX. Un concorso per la nuova generazione di duellanti professionisti. È qualcosa che non avete mai provato prima d'ora. E comincia proprio ora. I duellanti di tutto il mondo convergeranno qui. Studenti e professionisti sono benvenuti. Bene, l'unico che rimarrà in piedi sarà riconosciuto come il migliore del mondo. E allora vincerà Jaden, sicuramente. Ah, ecco, Jaden si è presentato in ritardo e Chas ovviamente... Ah, che? Ha avuto paura? Veramente ho perso la cognizione del tempo, Chas Priston. Ho trovato la tua vecchia giacca e ho pensato che potresti indossarla di nuovo. Mettila via! So che stai cercando di fare e non funzionerà, non voglio tornare al mio vecchio mondo. Chas Priston ha visto la luce. Ma se questo è vero, allora perché una parte di me vuole indossare quella giacca? Beh, se cambi idea la lascio qui per te. Duelliamo, così vediamo se dovrò ancora indossare quella giacca. Io sono Jaden, quindi vince Jaden questo duello nell'anime, eh? O nella storia in generale di Yu-Gi-Oh! Dunque, iniziamo con una fusione. Abbiamo
Cavaliere Ojama, che evochiamo in posizione di difesa ovviamente, ha una grande difesa. Gli Ojama presi da parte fanno schifo, ma insieme. Ehi, non sono niente male, ma ci picchia. Inoltre posso bloccare due zone del mio avversario. Gli blocco questa perché mi piace e questa. Odio queste due zone del mio avversario. And phase. Ok. Perché l'ha evocato se non può fare nulla? Niente. Boh. Vediamo come va. È molto strano questo duello. Ah, Clayman. Bene. In difesa, tanto per cambiare. Questo sarà un duello giocato solo in difesa. Alla grande. Cosa? Vabbè, però, sì. Ma dai. Avanti. Ho pescato un altro Clayman. L'ho messo ancora una volta in difesa. Avanti. Oh, e ti becchi un po' di danno. Finalmente. Una pottina. Una pot of greed. Aia, però. Vai, attiviamo l'effetto di Ojama. Allora, terra degli Ojama. Prendo terra degli Ojama, che ragazzi ha un effetto spettacolare. Devo solo giocarla bene. Devo solo giocarla bene. Eccola qua. Mettiamo anche questa in attacco. Mi gioco carità graziosa. Oddio, troppi uragano delta c'ho in mano. Evoco Ojama nero. Ragazzi, guarda che roba che ti faccio mo. Carica anime. Evoco 1 e 2. Vai. Perfetto. In attacco è uguale. Cioè, sì, sarebbe meglio in difesa, però va bene. Gli attacchi sono invertiti. E ora, Uragano Ojama Delta. Non importa! Non importa! Non importa! Va bene! Va bene. Va bene fino a un certo punto, raga. No, no, dai! Sì, terra degli Ojama! Oh, ragazzo mio! Ragazzo mio, finirà molto male per te. E boom! 2500 punti di attacco di danno diretto. Ok. Sì, lo so, potevo attaccare con lui anche diretto piuttosto che distruggergli il segnamostro, ma non importa. Mi sto divertendo a giocare, mi sto divertendo. Voglio divertirmi. Però penso che oramai. Ah. E dai! Proprio fino alla fine, eh? Io, ragazzi, quando mi ci metto, sono cattivo. Ok. Quando mi ci metto faccio il cattivo. E ora guardate la giocata. Guardate proprio la giocata da pro che vi combino. No, dai, nessuna giocata da pro. Mi rendiamo inutilizzabili. Sì, è un po' fastidiosa la carta magia rapida che puoi attivarla in questo momento del turno. Puoi attivarla in questo momento del turno? No, non voglio. Non voglio, no, no, è finita! Perché vorrei doverla attivare? Oh, è andata. Non mi sembra giusto che ho vinto quel duello. Ma che cosa? Ragazzi, per questo video è tutto. Termino qui. Wow, tre duelli interessanti. Il primo l'ho dovuto fare tre volte perché perdevo. Era un duello a senso unico. Jaden mi evocava mostri fusi di continuo e quindi io perdevo. Ad ogni modo, io spero che questo video vi sia piaciuto. In descrizione, ovviamente, link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye!